poiché sono pieni di dettagli. Cioè, è molto interessante per uno studente riuscire a vedere questo tipo di lavorazione. È molto importante anche che loro prestino la massima attenzione per ogni minimo dettaglio, anche dei movimenti e di tempi, perché in questi tipi di vetri è molto importante il tempo. Ci sono dei tempi veramente brevi da un'esecuzione a un'altra, cioè i passaggi sono molto ristretti. Per esempio, questo vetro che ho realizzato qui, ci sono diverse tecniche insieme. C'è la foglia d'oro nel gambo e viene incamiciato all'interno di un altro tubo di vetro per consentire di riscaldarlo più volte nella fiamma senza andare ad incidere sul vetro e sulla foglia d'oro, che con una temperatura troppo elevata sparirebbe.